Bene, fratelli e sorelle, buongiorno a tutti, santa giornata e che Dio vi benedica. È iniziata un'altra settimana, una settimana dove si dice che sia la settimana di picco più grande di questo virus. E quindi ancora una volta un invito da parte dei vostri sacerdoti a resistere, a tenere forte, a tenere duro, ma soprattutto a restare a casa. Questa è la cosa più importante, restare a casa. Insieme ce la faremo. Il Signore è con noi. Abbiamo invocato lo Spirito Santo per vivere insieme questo momento di semplicità, che ogni giorno sarà un qualcosa di diverso da proporre. L'altra volta abbiamo pregato insieme l'ufficio delle letture, abbiamo fatto un momento di adorazione davanti a Gesù, abbiamo recitato l'Ora Media, ecco. Vogliamo vivere in maniera molto semplice questo momento. E questa mattina abbiamo pensato di proporvi, ma giusto in maniera molto semplice, perché non ho le competenze, ci sono maestri più grandi di me, io sono solo un povero operaio. Questa mattina vi offrirò una piccola catechesi sulla preghiera del Padre Nostro. È una preghiera che recitiamo in maniera a volte anche meccanica. Ma se noi ci fermassimo su ogni articolo del Padre Nostro, ebbene potremmo fare ore e ore e ore di riflessione. E ve lo do come consiglio, come esercizio anche per la settimana, se volete. Il Padre Nostro è formato da tanti pezzi, no? Messi insieme. Ebbene, medita un pezzo alla volta tutti i santi giorni. Così come lo faremo in maniera molto semplice questa mattina. Perché veramente se ci fermiamo c'è tanto su cui riflettere. E allora adesso lascerò parlare la parola di Dio, ecco, prendendo un passo del Vangelo dove il Signore appunto insegna ai suoi il Padre Nostro e poi ascolterete sempre se volete questa brevissima e piccola riflessione insieme. Prendiamo il Vangelo di Matteo al capitolo 6, partendo dal versetto 5. Matteo 6, versetto 5. Questo vi servirà per la vostra preghiera personale durante la settimana. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e preghi il Padre tuo, che è nel segreto. Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Pregando, non sprecate parole come i pagani, che si credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Quando ci troviamo davanti ad un passo della parola di Dio, ve lo do come esperienza personale. Io ogni anno vivo gli esercizi spirituali ignaziani con i padri gesuiti e loro, diciamo, danno un metodo anche di approccio ad un testo sacro, ok? Alla parola di Dio. Penso che ognuno di noi abbia un Vangelo a casa o la Sacra Scrittura. Quando ci troviamo davanti ad un passo della parola di Dio, allora bisogna cancellare alcune cose che assolutamente non bisogna fare. Perché? Un conto è lo studio della parola di Dio. Allora lì ti vai a ricercare il significato delle singole parole, di quelle cose, così, colà il contesto storico, altre situazioni, ed è un approccio scientifico, ovviamente. Un conto è pregare con la parola di Dio. Nella preghiera, davanti ad un testo della Sacra Scrittura, devo togliere la pretesa di poter spiegare tutto. Perché la parola di Dio è questo tesoro così immenso, così nuovo, come una cascata, no? Che genera sempre acqua pulita, fresca, continuamente, che come penso di aver capito qualcosa, subito che emerge un altro significato, un qualcosa di nuovo. E allora ecco, come approcciarsi davanti ad un testo sacro? Ebbene, la prima cosa, come dice Gesù, chiuditi nel segreto della tua stanza. È importante ricercarsi uno spazio, un luogo, ecco, dove puoi stare, anche puoi stare tu a tu con Dio, in maniera più intima, più raccolta. Perché stai vivendo un appuntamento, è l'appuntamento con lo sposo. E allora, così come quando, no, tra ragazzini ci si prepara per un appuntamento, no, ci si abbellisce, si mettono gli abiti migliori, eccetera, così come anche per il Signore. Si trova un posto intimo dove ognuno può vivere quella relazione, quel rapporto. Ti metti davanti al Padre, ti metti davanti a Lui. E prima di leggere, ok, sosta qualche minuto, pensando a come Dio ti sta guardando in quel momento. Sembra scontato, no? Che Dio abbia sempre gli occhi di misericordia su di noi, ed è così. Però spesso anche, e soprattutto anche in base a come ci sentiamo noi, che di conseguenza nasce anche un'immagine che abbiamo di Dio. Se molte cose nella nostra vita non vanno, di conseguenza, la maggior parte delle volte io mi sento guardato con occhi di giudizio da parte di Dio. Ce l'hai con me. Qualcosa non va. Ne sto pagando troppe. E allora ecco, è importante sostare, darsi quei 2, 3 minuti pensando a come Dio ti sta guardando in quel momento. Come ci sta guardando Dio in questo momento? Ve la siete posti la domanda? Ebbene, io stamattina, preso da un attimo di sconforto, perché sono uomo anche io, no? Ho guardato il cielo, ho detto, fatti sentire, Signore, non smette mai di guardarmi, perché io oramai so gli sgoccioli, no? Perché è faticoso, certamente, però ho la certezza che Lui c'è. Questa è la cosa più importante. Sentitevi guardati da Lui. Come Lui ti sta guardando? Come ti senti guardato? È uno sguardo accogliente? È uno sguardo che ti sta chiedendo qualcosa? È uno sguardo preoccupato per te? È uno sguardo che ti dice che sei un figlio amato, nonostante tutto? Come ti senti guardato? E a partire da questo sguardo, e poi, ecco, la mia vita di fede va avanti, da come mi sento guardato da Lui.
Lui mi guarda sempre con misericordia. E io sono capace di esercitare questa misericordia tutti i giorni. Tutto quello che viene da Lui è gratuito. Ebbene, io esercito questa gratuità con chi mi sta accanto tutti i giorni. Vedete, ci sono tante cose che se ci fermassimo veramente non basterebbero le ore per parlare. E poi si passa alla lettura del passo del Vangelo. Una lettura lenta, attenta, dove facciamo sì che quella parola possa parlare al nostro cuore, ce lo possa riscaldare. È il Signore che mi sta parlando in quel momento. E se trovo qualche frase, qualche parola, qualche cosa che attira la mia attenzione, che mi dice su questo ci puoi lavorare, ebbene, lascia stare il resto del brano del Vangelo e fermati su quella cosa che più ha toccato il tuo cuore. Fermati su quello. Cosa dice a te quella parola di Dio? Ci troviamo davanti al testo del Padre Nostro. Ebbene, l'abbiamo ascoltato, riascoltato più di una volta. Cosa dice a me questo passo della Scrittura? Cosa dice a me? A volte siamo tentati nel dire cosa dovrebbe dire agli altri la parola di Dio. Gli altri lasciali stare, ma cosa dice a te quel passo della Scrittura? Cosa dice a te? Perché è lì che si vive una relazione personale con il tuo Signore, che ti sta parlando e sta dicendo un qualcosa a te, perché sullo stesso brano della parola di Dio a me potrebbe dire una cosa, ad un altro potrebbe dire un'altra e ad un altro potrebbe dire un'altra cosa ancora. Cosa dice a te quella parola di Dio? Cosa dice a te la parola Padre nostro? Il Signore dice, quando pregate, non vedete la preghiera come un dovere, come un qualcosa di faticoso, come un qualcosa di meccanico che io devo esercitare e fare tutti i giorni. Ma la preghiera è appunto relazione con l'amato. E io non so voi, ma quando si sta tra persone che si amano, ebbene uno vorrebbe che quel tempo non finisse mai. Tra gli amici si sta bene. Bene, questa è la preghiera. È un rapporto con lo sposo, con l'amico Gesù, che sta lì e mi vuole dire qualche cosa. Mi vuole dire tante belle cose rispetto alla mia vita, ma sicuramente avrà anche da dirmi qualche cosa su cui io devo lavorare un po'. E la devo accettare, perché è bello prendersi le caramelle del padre, ma poi c'è anche il tempo di ascoltare quella parola un po' più esigente che mi chiede di cambiare qualche cosa della mia vita. Però lo sto facendo davanti al padre, e mio padre non potrà mai volere qualche cosa di male per me. E allora ecco, il Signore insegna questa preghiera ai suoi discepoli. Vedete, è un qualcosa di bello. L'umiltà di Gesù è un qualcosa di straordinario, di immenso. Dio che insegna ai suoi figli a pregare. A pregare. Dio che insegna ai suoi figli a stare in relazione con Lui. Tutto si gioca sulla relazione, fratelli e sorelle mie, l'essere cristiani si fonda su questo. È una relazione. Dio vuole stare in rapporto con me. Io desidero stare in rapporto con Lui e questo rapporto mi spinge, ecco, ad esercitarlo a mia volta con chi sta accanto a me. Perché quel Dio, ok, io lo posso trovare in chi mi sta accanto. E allora ecco, Padre nostro, Padre nostro, Padre nostro, Dio non è solo Padre tuo, ma Dio è Padre nostro, è Padre di tutti, è Padre di tutta l'umanità, è Padre di tutta l'umanità. E non sto parlando solamente per una fascia religiosa e per altre no, ma Dio è Padre
tutta l'umanità è figlia di questo Padre. E allora ecco, Padre nostro, Dio è Padre, non è un dittatore, non è un despota, ma è un Padre, è una Madre. Lui ci ha generati dalle sue viscere, ci ha generati, ci ha pensati in un atto di amore estremo. È Padre e lo è sempre stato. Ora c'è da chiedersi e c'è da domandarsi se io mi sono sempre comportato da figlio nei suoi confronti, se io mi sono sempre sentito figlio davanti a lui. Ricordate la parabola del figlio al prodigo, perché questo figlio va via di casa? Perché non si sente più figlio e non vede più in quell'uomo un padre. Pensa che sia un comandante di turno. Padre nostro, Dio è Padre, e in quanto Padre sarà sempre risposta a tutte le nostre necessità e esigenze. Sempre, sempre, sempre. Dio è Padre. E un padre certamente non dà solo delle cose ai suoi figli, ma fa sì anche che i figli possano maturare attraverso le proprie esperienze e poter crescere, rafforzarsi sempre di più. Il padre in alcuni momenti interviene, in altri momenti sta a guardare, osserva, ma non per giudicare, ma per vedere, per notare se la creatura, se il figlio, sta crescendo. Però è uno sguardo vigilante, nel senso che se vede che stai barcollando, lui viene lì e corre e ti sostiene per non farti cadere. Così come quando una mamma insegna al proprio bambino a camminare. Questo è l'atteggiamento di Dio. Un padre, una madre, che ci ha visti nascere, che ci ha visti crescere e che ci ha visti diventare quello che siamo fino adesso. Ci ha visti, Dio ci vede e quando ci vede non può fare altro che dire: che bel figlio che ho generato, che bel figlio che ho generato. Noi siamo figli. Se lui è padre, noi siamo figli. E in quanto figli, nonostante questo tempo che stiamo vivendo, dobbiamo continuare a bussare al cuore di questo papà. Senza aver paura, non temete. Nostro Padre non si è dimenticato, ma è sempre con noi. Padre nostro, Dio è Padre di tutta l'umanità. L'umanità non è orfana, ma l'umanità è sposa di un matrimonio, con Dio. E Dio sarà sempre accanto a noi, sempre, sempre, sempre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Dio è nei cieli, certamente, però vedete la bellezza dell'essere cristiani, che questo Dio, lasciando i cieli, si è fatto carne nella sua vita, nella nostra vita. Si è fatto carne nella persona di Gesù. E noi questo Gesù lo possiamo vedere, lo possiamo toccare. Dio che abbassa il telaio e mi lascia vedere la bellezza della sua opera attraverso la persona di Gesù. E in Gesù che cosa abbiamo visto? Un Dio che ama, un Dio che ha misericordia, un Dio che parla con tutti senza distinzione. Un Dio sale sulla croce per me, un Dio che piange per me, il Vangelo di ieri, Lazzaro, che sei nei cieli, ma lui questi cieli li ha portati su questa terra. Sia santificato il tuo nome. Non è il vostro caso, per carità, ma pensiamo a quelle tante persone che bestemmiano in maniera inutile il nome di Dio o addirittura in nome della Beata Vergine Maria, in maniera anche ben meccanica a volte, superficiale. Il nome di Cristo è un nome che salva,
è un nome che dà redenzione, non è l'origine dei nostri guai. Forse se c'è un guaio, se c'è un problema, la colpa e la domanda non la dobbiamo dare al cielo, ma la dobbiamo forse puntare il dito verso di noi per dire: devo un pochino controllare che qualcosa non va nell'esistenza dell'umanità. Devo recuperare quel filo che si è spezzato per sistemarlo, e Dio mi aiuterà nel cercare quel filo spezzato. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Noi ci stiamo all'interno del regno di Dio. Sapete, e dove c'è una persona che ama, ebbene lì c'è la presenza del regno di Dio. Lì dove c'è una persona che aiuta, lì c'è la presenza del regno di Dio. Lì dove c'è una persona che esercita misericordia rispetto a un altro e perdona, lì c'è la presenza del regno di Dio. Come vedere la presenza del regno di Dio in questo tempo? Pensa a quei tanti medici, a quei tanti scienziati, a quei tanti infermieri che stanno lavorando al massimo delle loro possibilità per liberarci da questa piaga. Lì non vuoi vedere la presenza di Dio? Lì non vuoi vedere la presenza di questo regno, di questo Dio che si sta rendendo più visibile attraverso la cura di tanti che sono in difficoltà? E allora ecco. Il regno di Dio è in mezzo a noi. Un altro esempio? Dove vuoi vederlo questo regno di Dio? In casa tua. Quando vedi tua moglie, quando vedi i tuoi figli, quando vedi i tuoi cari, anche magari solo affacciandoli dal balcone, lì vedi la presenza di questo regno di Dio, perché Dio è presente nell'altro. Sia fatta la tua volontà. È difficile poter dire di sì ad una cosa senza spesso comprenderne il perché. Noi siamo tentati di avere sempre subito il foglio con l'ordine di servizi in mano, no? Per dire la mia vita sarà questo, dovrò fare quell'altro, avrò la certezza in questo, magari su quest'altro è meglio che no. È difficile seguire la volontà di qualcuno senza sapere questa volontà a cosa mi porta. E è stato difficile anche per Gesù. Pensate alla preghiera nell'orto degli ulivi, quando lui nell'angoscia, no, invoca il Padre, perché come uomo Gesù ha paura. Padre, sei sempre stato con me, adesso non ti sento, perché mi hai abbandonato? Dove sta la tua volontà? Fammela capire. E penso che questa domanda ce la siamo posti un po' tutti in questi giorni. Signore, ma dove sta la tua volontà? Qual è la tua volontà? Cosa vuoi che io faccia per te in questo tempo? Cosa vuoi che io faccia per te? E Dio sicuramente mi sta dicendo: cosa devi fare? Ti devi semplicemente abbandonare a me. Per seguire la volontà di Dio c'è bisogno di un abbandono totale. Lui certamente non mi farà cadere, ma se io non mi lascio andare, capitemi bene, le due montagne non si sposteranno mai. Devo lasciarmi andare. Il Padre certamente non mi farà cadere. Il Padre certamente non mi renderà infelice, ma farà di tutto per rendermi felice lungo la mia via. Se noi conoscessimo già adesso e tutto la volontà di Dio, noi probabilmente non la invocheremo più e non staremo più con Lui, perché non avremo bisogno. Un esempio? Pensate un po' alla vita di San Pio da Pietrelcina. San Pio da Pietrelcina riceve il dono delle stimmate. È stato perseguitato, ha avuto tante difficoltà nella sua vita. Ebbene, un giorno, all'interno di un'intervista, un
Un giornalista gli dice: padre, ma visto che la sua vita è stato un martirio, nel vero senso del termine, no? Ma se lei avesse saputo sin dagli inizi tutta la volontà di Dio, ma lei avrebbe detto di sì a tutto questo? E Padre Pio disse: sì, e mica sono un masochista. Non avrei mai risposto a tutta questa sofferenza. Io da solo, ma non esiste proprio. Per seguire la volontà di Dio bisogna abbandonarsi e lasciarlo fare. Perché se vogliamo fare noi, e solo con le nostre forze, state pur certi che noi Dio lo scarteremo a priori della nostra esistenza, perché crediamo di stare in piedi da soli, ma noi quello che facciamo, quello che diciamo, quello che possiamo dire, quello che possiamo fare, quello che sogniamo, quello che progettiamo, ok? Non è solo farina del nostro sacco, perché ci è permesso da questo Padre che ci lascia questo spazio vitale in cui ognuno di noi può esercitare la bellezza che è dentro. E allora ecco, Signore, la mia volontà, unita alla tua, sicuramente ci porterà, mi porterà ad essere l'uomo e la donna, nonostante tutto, che ha una vita piena qui su questa terra. E allora ecco, poniamoci questa domanda. Signore, ma io in quello che sto facendo oggi, in questo tempo, ma sto seguendo la tua volontà? Il tempo è difficile, lo comprendo benissimo, però non diamo solo spazio alla paura, non diamo solo spazio alle preoccupazioni. Qual è la volontà di Dio? Che tu prenda un bel respiro e possa dare forza a chi questa forza e me la sta perdendo, possa dare speranza a chi questa speranza la sta perdendo, possa regalare un sorriso a chi l'ha già perso da troppo tempo. Dio non ci chiede niente di impossibile, la sua volontà è sempre giusta per me. Lui, come un sarto di prima categoria, mi cuce un abito a perfezione addosso a me. Dio non mi chiede né di più e né di meno, mi chiede semplicemente il giusto per la mia vita. Il Padre non è ingiusto quando mi chiede qualcosa. Quello che viene da Lui è sempre cosa buona e giusta. E anche quando ti guardi tu, ok? Prova a guardarti allo specchio. Quando ti vedi, che cosa vedi? Che cosa vedi? Vedi solo i tuoi difetti? Vedi solo quello che non sei perché gli altri sono migliori di te? Che cosa vedi? Se sei frutto della sua volontà, ebbene io penso che al di là dei difetti, delle contraddizioni, di quello che non sei, c'è anche qualcos'altro che c'è. Allora bisogna solamente guardare con più attenzione, fidarsi e abbandonarsi a Lui, sempre. Lui è giusto. Lui è questo Padre, è questa Madre, che anche oggi ha aperto il suo cielo su di me, sulla mia vita, sulla nostra esistenza. Seguiamo la sua volontà. Questo tempo finirà. Questo tempo finirà. Dovrà finire. In un modo o nell'altro finirà. Ma stiamo cambiando noi. Ci stiamo rinnovando. Stiamo scartando via e togliendo via tante scorie di cui dovevamo essere liberati già da tempo, per vedere la vita in un modo diverso. E allora ecco, Signore, oggi voglio mettermi non solo in ascolto della Tua parola, ma voglio anche seguire la Tua volontà. Non voglio capire, non voglio leggere in questo quaderno, voglio solamente dirti di sì a tutto. Lui è con noi, non ci abbandonerà. Se lo crediamo solo con la testa, va bene. Ma se lo crediamo anche e soprattutto con il cuore, allora avremo una marcia in più per resistere e andare avanti, anche se il cammino è faticoso. Adesso abbiamo rallentato il passo, però dobbiamo camminare.
camminare seguendo lui, sempre. Non mi dilungo perché tra poco è mezzogiorno, quindi ci prepariamo per la preghiera del Padre Nostro, ci affideremo alla Beata Vergine Maria, però ve lo do come esercizio quando avete un po' di tempo libero in casa e penso che ne abbiate tanto, al di là delle faccende domestiche, che penso che dopo questa epidemia che andrà via non dovremo più pulire casa per un anno intero, perché sicuramente si sta pulendo, pulito già, quindi vedo mia mamma in casa. Però quando hai 10 minuti, riprenditi questo brano del Vangelo. Matteo, capitolo 5, capitolo 6, scusate. La preghiera del Padre Nostro. Se vai su internet la trovi tranquillamente. Mettiti su questa preghiera, pregala, e se qualcosa parla al tuo cuore, fermati su quello. E vivi una mini meditazione tua personale tutti i santi giorni sul Padre Nostro. Cosa dice a te quella parola di Dio? E adesso recitiamo insieme un Gloria al Padre per chiudere e ringraziare Dio per questo momento e ci affideremo alla Beata Vergine Maria al suono delle campane. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, restate in linea che tra poco è mezzogiorno e ci affideremo alla Madre Nostra di Casandrino. Chiedete, chiedete tanto, non fermatevi nel chiedere, chiedete tanto. Quando le cose al papà gliele dice la mamma, voce di. Quindi chiedete tanto. Insieme, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, o Santa Madre di Dio, e saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito
La tua grazia, Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina e custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi, la luce perpetua, riposini in pace. Amen. Bene, fratelli e sorelle, anche se un po' presto, vi do già la benedizione per il pranzo. Benediciamo quei doni che abbiamo e provvediamo per chi non ne ha. Vi ricordo l'appuntamento per questa sera, che sarà sempre in via diretta, alle 18:15 l'adorazione eucaristica, perché oggi è lunedì, quindi alle 18:15 vivremo l'adorazione eucaristica e a seguire alle 19 la Santa Messa. Mi raccomando, non mancate. Signore, benedici noi e questo cibo che stiamo per prendere. Ti ringraziamo per coloro che ce l'hanno preparato. Provvedi per chi non ne ha. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, vi lascio allora una santa giornata e ci vediamo più tardi. Mi raccomando, coraggio e andiamo avanti. Avanti sempre. Ciao.